Ciao, benvenuti nel quinto episodio di Wolfenstein 2 The New Colossus. Andiamo avanti con la storia. Vediamo cosa succede. Abbiamo portato i superstiti nel nostro sommergibile. Eccolo. È contento perché c'è un cesso vero. Vabbè, cosa dobbiamo fare noi? Allora, vecchi segreti. Entra nella sezione F. Dov'è la sezione F? Qua sotto. 35 metri. Andiamo di qua. Hai visto sezione il F. Che Seth ha realizzato al no, di T. Proviamo a scendere. Non è la 6 metri. E qua allora? Dov'è? Eccoci qua. Capitano. Accedi alla sezione F. Vediamo se c'è un video. Grace, mi ricevi? Vado a ripescare quella testata nucleare. Ricevuto, aggiornami. Ok, dobbiamo recuperare la testata nucleare. Cosa devo fare? Qui non devo fare niente, scendiamo di qua. Dove vado? Saliamo qua sopra? No, aspetta. Ok, andiamo di qua. Qui scendiamo, mi butto. Ok, non è che ci sono coccodrilli anche qua sotto, speriamo di no. Il caldo, il burrito insopportabile. Come hai fatto a sopportarla con quella grazia? Io sono andata così finire, stretta scusate, che non riesco a respirare. E povera Caroline, hai lasciato devo un vuoto troppo grande da colmare. No, di qua no, dove sta andando? Di qua. Ok, siamo giusti, credo, eh. Usiamo il fucile che è meglio. Spegni la ventola, chiudiamo la ventola. Mi sa che devo andare lì sotto. Proviamo. Ma la tua tuta è la causa. Sono ciò che mi spinge a continuare. È Anya, la sua voce, la sua incredibile tenacia. Ok. Non so come sono arrivato, ma dovrei essere giusto di qui. Saliamo. Prendiamo un po' di mappa. Ah, mi sembra che avevo trovato anche... Aspetta un po'. Talenti, armi... sì, avevo... No, questo no. Potenziamento. Cartucce jungle. Così almeno abbiamo tutta quest'arma potenziata al massimo. Ok. Trofeo guadagnato specialista, va bene. Adesso dove vado? Di qua. Cos'è? Oh cacchio, sta vaffanculo. Dov'è? Preso. Ecco. Prendiamo l'armatura e saliamo. Scale ancora. Cioè, sono sceso per poi risalire. Ho delle novità. Dalla carta tecnica sembra che il deposito di testate nucleari sia protetto da un sistema difensivo. Vedo 5 sarcofagi per l'ibernazione. Preparati al peggio. Grace, chiudo. Carichiamo bene, va. 5 sarcofagi. Cosa vuol dire 5 sarcofagi? Di qua e mi brucio? No. Proseguiamo, vediamo un po' dove sono queste testate nucleari. Qui c'è la ventola. Scendiamo allora. Ok, scendiamo giù.
Non vedo niente. Mi serve una luce. Accendiamo la luce. Ripristina l'energia. Oh cacchio. Aspetta, usiamo l'altra arma, va. Dov'è? Cavolo, ce n'è un altro. Dov'è? Cavolo, via. Quanti cavolo sono? Qui mi sa che faccio una brutta fine. Saliamo qua sopra. Non è ancora morto. Ma non è che ce ne sono ancora? Sua arma è meglio. Carichiamo. Allora, è già carica. Ok, chissà dove devo andare. Devo andare qua sotto? Se mi senti ancora, sono giunto ad una conclusione. Qualsiasi cosa succeda, non deve pensare che crescerà da solo i nostri figli. È ok, scendiamo qua. Finché non toccherà lei. Carichiamo l'arma, mi sa che la vedo grigia qua. Proseguiamo, piano piano. Vediamo se c'è. 31 metri. Ecco, vedi che c'è qualcosa, cos'è quello? Vaffa, Cristina Arena. Dove c'è? Dove è andato? Adesso scarico. Ok. C'è più nessuno? Andiamo a caricare, va. Ok, arma carica. Devo sempre andare di là, 39 metri. Proviamo a passare qua sopra. No? Come faccio ad andare dentro lì? Ah, mi abbasso forse? Ok. Apri la porta. Prendiamo un po' di armi, anche di armatura se c'è. Questo cos'è? Non disponibile. Ok, apriamo la porta, vediamo cosa succede. Ok, devo andare lì. Ecco cosa farò. Starò lontano da lei. Non darò niente a vedere, Caroline. Essere moribondo mi rende bugiardo. Se vai a sentire dei rumori. Arrampichiamoci di qua. Andiamo. L'ho preso. No. E porca vacca. Dov'è? Preso. Ma ce n'è un altro, dov'è? Porca puttana. Via. Ah, ma questa è scarica. Anche
che fu tutto scarico, cioè, ma porca vacca. Dov'è? Pregato. Carichiamola. Dove che devo andare? Trovo una testata nucleare. Trovo una testata nucleare. Questa cos'è? No. Non è una testata nucleare quella. Si apre altrove. Aspetta un attimo, vediamo un po' cosa devo fare. Andiamo a salire. Ah, devo salire là sopra, ma vaffanculo, sono sceso. Dentro prendiamo tutto, il giornale non mi interessa, medicine, armi, è attivato, ho aperto la porta, ok, posso scendere. Sarà così facile scendere? Quello là è un mostro già abbattuto. Andiamo là, vediamo di qua, va. Oh cacchio, te l'ho detto io. Sono morto, se non scappo sono morto. Qui c'è l'arma, questa è un'arma. Dov'è? Dov'è? Non si riesco a caricare. Eccolo là, adesso ti sistemo io. Due sono, ma... Forse ce l'ho fatta. Ok, ecco la testata nucleare, prendiamo la testata nucleare. Adesso ci sarà un video come al solito, aspettiamo. Grace, ho trovato la testata nucleare. Fantastico, portala al vecchio. Sai, giusto? L'ho aggiornato sui dettagli. Piano Shimshon, non è un Sask. Stai bene? Fatti dare un'occhiata. Sei pallido. Hai nausea, hai febbre. Sto bene. Mai stato meglio. Mai stato meglio. Beh, io mi metto al lavoro. Ma tu devi riposare. Dormirò quando sarò morto. Giusto. Fammi un favore, prima di morire vai da Grace nella sala di comando, la vecchia stanza di Carmine. Andare da Grace. Grace, dove sta Grace? 20 metri. Grace è qua. William. Cosa? L'impressione che tu mi stia evitando. Cosa c'è? Parlami. Guardami, Anya. Sono il fottuto uomo di latta. Non posso nemmeno abbracciarti. Non mi interessa. Troveremo un modo. L'abbiamo sempre fatto. Ehi, perché? Perché almeno non ci provi? Che sto morendo, cazzo. Più tempo passiamo a far finta di niente, più sarà difficile accettarlo. Sarò sottoterra in una settimana. Non puoi saperlo. Sai predire il futuro adesso. Ti comporti come se fossi certo di cose che non puoi sapere. Beh, il bagno funziona. Slashy, sei ancora qui?
Datti una mossa, devi tornare al centro di controllo e prepararti. L'AS-2 è pronto al decollo nell'hangar. Ti porterà fino a Galveston. Da lì in poi improvviserai, baby. La bomba, capo. Blaskovic, vai all'hangar e assicurati che AS-1 sia pronto, ok? Essere al tuo fianco. Non veder crescere i nostri bambini. Sarebbe insopportabile. Allora non arrenderti. Io non ti darò mai, mai per perso. Comunque vada. Vieni con me alle docce. Ti togliamo questa cosa. Ti do una pulita. Puzzi. Me la toglierò io. Ho paura di andare in pezzi e di non riuscire a rimetterli insieme. Devo andare avanti finché posso. Caroline, ho fatto un casino, gliel'ho detto. Alla fine era me che cercavo di proteggere, non lei. Ok, vediamo un po' dove devo andare. Ricarica la batteria dell'elicottero. Ah, l'elicottero, lo saliamo di qua. Vediamo un po' dove sta l'elicottero. Là sopra. Andiamo su, saliamo. Adesso a destra. A sinistra. Elicottero. Quello è l'elicottero, no? Buongiorno, buongiorno. Vediamo se questo vecchio è pronto a spiccare il volo. Ricarica l'elicottero. Dimentica tutto il resto. Serve più potenza. Ah, sono scarico. Potenza, scusi signorina. Bonjour, bonjour, niente. Lei per caso? No. Ah, là sopra. Non è uguale questo? Però sarà questo. Andiamo qua. Ah, lo carico con la mia arma praticamente. Adesso ritorno lì. E lo ricarichiamo. Vediamo un po'. Ok, carichiamo. Ah, ecco, non basta ancora. Non basta. Ancora. Se basta adesso che li facciamo il pieno anche questo e siamo a posto. L'elicottero è bello grosso e vivace. Devo informare Grace. Devo tornare da Grace, che palle. Tornare da Grace. Salve. Grazie. Grace, dov'è Grace? 49 metri. Ciao. Ciao anche a te. Grace. Da sotto. Scusi, signorina Grace, sentiamo cosa ha da dirmi. Tutto ok, l'elicottero è al decollo. Perfetto. È ora di una riunione. Ehi, Max, cosa hai fatto? Questo non va bene. Che succede? Merda. Ecco che arriva. Che cosa che state pensando? Ma che cazzo? Perché nessuno ha badato lì? Fergus, siamo impegnati, non facciamo i babysitter. Allora rinchiudetelo col maiale. Fergus! La mia maglietta preferita. Cazzo, Max! Fergus, è una maglietta. No, non è solo una maglietta. Era un ricordo di Kenos. L'unica che avevo. Ok ragazzi, ora basta con le stronzate. Scateneremo un gran casino. È inglese. Questa barca è piena di atomiche. Sì, e ne è passata una per radere al suolo il fottuto complesso di Death Head. Come ci sei arrivato? Quindi lo sapevi, ma le hai usate solo una volta?
Avanti, ora mi spieghi come mai. Hai la merda nel cervello o cosa? Ma porca puttana, non si può mica andare in giro a sganciare delle bombe su civili a caso, brutta imbecille! Vaffanculo, succhia cazzi, non sto dicendo di sganciare le bombe a vanvera, cazzettino! Ti sembro una nazista? No, direi che assomigli più a un culo merdoso che scorreggia schifosamente come un cazzo di vulcano spara merda mentre erutta la massima potenza. Almeno la mia faccia non sembra un enorme prolasso rettale come la tua. Mi viene il vomito vedere il tuo sguardo da coglione arrogante. Mi capisci? Il motivo per cui non abbiamo usato altre bombe, che dovrebbe essere ovvio a chiunque non sia un idiota, è che non avevamo dei validi bersagli. E io sto dicendo che ce l'ho un valido bersaglio. Un cazzo di bersaglio ideale. Quindi posa quel culo di merda, dannato scozzese, figlio di puttana. Ecco qua. Specie si trova già a Roswell, in New Mexico, la sua città. Lì, dal suo nascondiglio, si può accedere a un tunnel che porta dritto dritto alla base sotterranea dei nazisti, dove fanno esperimenti con folli tecnologie. Hai detto Roswell, New Mexico? È una delle nostre. Che vuol dire una delle vostre? Già, ti piacerebbe saperlo. Per mandare socchiate ai tuoi amichetti a Berlino, vero? No! Allora, che cazzo ci fa lei qui? Grace, perché? È una di noi. È una fottuta nazista. Sulla vostra barca. Dicevi, nonno? Quella base segreta che hai menzionato è stata costruita da noi. Uno dei nostri depositi più grandi, situato nel sottosuolo vicino a quella che oggi è Roswell, New Mexico, ma esiste da un migliaio d'anni, da molto prima che gli europei arrivassero in America. Conteneva tecnologia relativa alla ricerca antigravitazionale, che avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra. Consegnammo questi segreti al governo degli Stati Uniti, ma era tardi, l'America cadde e i nazisti occuparono il deposito di Roswell. Merda, questo a Specie non piacerà. Era certo fosse roba aliena. Ha visto una navetta schiantarsi. Che vuoi fare in quel posto? Sai cos'è l'Oberkommando? Certo. È dove le peggiori merde comandano la macchina nazista. E i nazisti l'hanno trasferito nel tuo deposito. Qualunque cosa ci sia lì, è tale da far decidere ai capi nazisti di lasciare Berlino e di andare in New Mexico. Ed ecco a cosa ti serviva questo. Che diavolo è quello? È una bomba nucleare portatile. Se eliminiamo l'Oberkommando, taglieremo la testa ai nazisti. Destabilizzeremo il regime. Si saprà che c'è ancora qualcuno pronto a lottare. Blaskovic, preparati. Stai per andare a Roswell con questa. A Roswell l'elicottero non atterra. Ti lasceremo sulla costa vicino a Galveston. Da lì un passaggio ti porterà a Roswell. Devi incontrare Super Special al Papa Joe's All American Diner e piazzare la bomba direttamente nel cuore dell'Oberkommando. Poi farei saltare in aria quella merda. Ok, facciamolo. Allora, tutorial non ci interessa. Ok, Blaskovic, cerca il Papa Joe's All American Diner. Troverai Super Special al ristorante. Non far saltare la copertura. Ok, non devo farmi scoprire. Questi sono quelli del Ku Klux Klan. Cosa ci fanno? Se passo di qua, dove vado? C'è un barbone. Buongiorno, buon uomo. Che vuoi? Dimmi. Non te lo dirò. Allora me ne vado. Fottuto traditore nazista. Grazie. Allora, devo andare a un ristorante. Qui dove sono? Distributore. Lì c'è un ristorante, sarà quello? Sto signore qua? Tutto ciò che ha. Dio, non riesco a bere questa roba. E non berla. Nata merda cruca. Ristorante.
chi è? Quelle le frecce di colore? Ah no, quelle sono frecce da Germania. Allora, andiamo avanti. Ha detto al Papa qualcosa. Papa, quello là, Papa Joy, quello là. Però lì c'è una sentinella. Vediamo se riesco a passare di qua, senza farmi vedere. Oh cavolo, lì c'è uno di quelli, via. Attraversiamo veloce. Dovrebbe essere qua. Non occorrere. Papa Joe's o l'American Diner? Il mio genere di locale. Ok, ci siamo. Vediamo se c'è il nostro socio. Dovrebbe esserci il marito della tipa. Eccolo qua, guarda. È lui. Buongiorno, signore. Prego. Buondì. Arrivo subito. Mi siedo. Mi dica, signore, purtroppo stiamo per chiudere. È da portare via. Facciamo in fretta. Vediamo, io prendo... Blaskovic, Speci sa che attaccherai l'Uberkommando, ma non ha idea della bomba atomica. Dovrai dargli quindi? Tu la notizia. Ah, gli arriva qualcuno, però. Cosa faccio? Allo. Vieni, Peter, andiamo da un'altra parte. Ma mamma, non abbiamo... Niente, ma... ci mancava solo il capitano, qua. Au revoir. Un frappé alla fragola, per favore. Oh, non avrai un incendio da spegnere là dietro. Altrimenti tornerò un'altra volta. È simpatico. Non può aspettare, comanda. Mi cieca la fragola in arrivo. Pompier, conosco la tua faccia. Frati e ariani, niente. Guarda, c'è la foto là sopra sul televisore. Vieni dalla stazione 1. C'è anche la carta là. Oh, vielen Dank. Qui finisce male. Tu, fammi vedere i tuoi documenti. Ecco, a posto siamo. Mostra i documenti. Adoro il frappè alla fragola. Forse il cibo americano che preferisco. Così semplice. Solo latte e gelato. Ma penso che il resto del menù sia da sistemare. Dovrebbe essere un po' più tedesco. Sì. Sì. Dimmi, sei di qui, John Smith? Eh? Leggo che vieni dalla stazione 6. Dove è situata la stazione 6? Che ne so? Non mi sembra di conoscerla. Dai, vattene. Fammi fare il mio lavoro, vattene. Ti è piaciuto? Dai, vattene. Adesso quando esce, ecco, lo sapevo io. Chiudi la porta all'ingresso, veloce, 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 veloce. Prima che da un altro nazi venga voglia di milkshake. Ok, ho chiuso il video. Non che non mi fidi, Blaskovic, ma che mi dice che non indossi una maschera con la faccia di Blaskovic, però in realtà sei una lucertola spaziale. Forza! La password che ti ha dato Grace. Grace non mi ha dato niente. Ok. Giù questa maschera. E vediamo la tua faccia da lucertola, bastardo. Super Special, abbassa quest'arma o ti spezzo il braccio e ti metto KO. Lo so che sei tu, Terror Billy. Stavo solo scherzando, seguimi. Vieni. Ok. Allora, benvenuto al centro di controllo. Ultimamente non ho avuto molto tempo per mettere in ordine, mi dispiace. Questo affare è interessante, impedisce ai radar di rilevarci. Utile contro i congegni alieni per leggere il pensiero. Come sta Grace? Bene. E la piccola Abby? Sana come un pesce. Non sai quanto mi manca. Anche quando mi pisciava in faccia, cazzo. Anzi, forse quella è la cosa che mi manca di più. Che carognetta.
A che serve questo posto, Super Spesh? Questo posto? È qui che io e il mio vecchio intercettavamo le prove dell'insabbiamento del governo. Biscotto? No, grazie. Sono passati più di 10 anni. L'estate del 47. Era lo stesso anno in cui ho smesso di fare l'avvocato. Ed ero al fronte rivoluzionario nero dopo aver scagionato Grace da quelle accuse di omicidio che i maiali dell'FBI le avevano rivolto contro. Beh, una notte sentiamo qualcosa alla radio della polizia e siamo andati a nord, al ranch di Murphy, dove c'era una specie di disco volante che si era schiantato al suolo. Poi a quel punto il maledetto esercito degli Stati Uniti arriva a mettere in quarantena l'intera zona. Ci hanno raccontato quella stronzata del pallone sonda. Quelle erano tutte balle. Noi lo sapevamo, avevamo le prove concrete. Ecco, da un'occhiata. Eh? Questo aggeggio era sul sito dello schianto. Ti sembra che provenga da un pallone sonda? In questo posto registravamo tutto e tenevamo d'occhio le mosse dei militari. Ha fatto tutto papà. Quindi sei convinto ad aver visto una nave spaziale? Non sto dicendo che era un disco volante intergalattico, ma era sicuramente di origine extraterrestre. Se capisci quello che intendo. È tutto, tutto collegato, cazzo. Se provi a seguire la catena di eventi, ti ritroverai in una base segreta sotterranea a 10 km a est di Roswell, dalle parti di Bottomless Lakes, l'area 52. Il governo ha recuperato un disco volante alieno e ha portato ciò che ne rimaneva, i resti e la tecnologia, in un cavò sotterraneo. Tutti quanti erano coinvolti, i maiali dell'FBI, i maiali dell'esercito e il più maiale di tutti, il presidente in persona. Guarda, ti faccio vedere. Eh? Area 52, area 51, qui c'è l'area 48, area 56, tutte sparse per il sud-ovest, in Nevada, New Mexico. Fanno tutte parte di un complesso gigantesco che è connesso da tunnel ferroviari sotterranei. Guarda queste foto. Pistole al plasma, controllo mentale e motori antigravitazionali. E dopo che il nostro governo di codardi si è arreso ai fottuti maiali nazisti, i nuovi padroni hanno occupato queste basi e hanno continuato i loro esperimenti per rispondere agli ordini fascisti. Guarda qui, tutto questo è il complesso militare dell'area 52. È qua che i grandi capi nazisti hanno stabilito il loro dannato Oberkommando. Ma qua sotto c'è un cavo sotterraneo che è pieno zeppo di tecnologie sconosciute, di roba aliena che è tutta lì sotto. Non l'ho vista con i miei occhi, ma è lì sotto. Beh, qualsiasi cosa sia, non è marziano. Ok, ok, va bene. Nessuno sa con certezza di che tipo di tecnologia si tratti, ma la cosa più probabile è che venga dallo spazio. Non c'entrano gli alieni. E tu che cazzo ne sai? Sei una specie di esperto di extraterrestri, ora! Senti, ho fatto l'avvocato per un sacco di tempo e so riconoscere una cazzo di cospirazione quando la vedo! Ok? Non sto dicendo che sono per forza alieni, ma non c'è neanche bisogno di dirlo! Sono fottuti alieni! Così? Abbiamo un'atomica in questo estintore. Ho capito. Calmati. Non volevo farti... Grace ha detto che sai come entrare nell'Oberkommando. Se mi aiuti a farlo, uso questa bomba atomica sull'alto comando nazista e lo polverizzo. Sì! Ma certo, è come! Sembra proprio perfetto! Sono qui apposta. Papà ha scavato i tunnel per raggiungere la ferrovia che collega le basi militari segrete. Da qui arrivi alla zona di carico treni dell'area 52. Bene. Ora, devi mettere la tua bomba dentro questo zaino. Ti servono le mani per sparare. Ok. È pieno di nazisti laggiù. E di altre cose. Teniamoci in contatto via radio. Ti do una mano. Stai allerta, Blaskovic.